Natale al risparmio e con pochi regali, è quello che ci dicono i cittadini di Battipaglia e Eboli che abbiamo intervistato insieme ai commercianti per sapere come va il commercio in questo periodo a ridosso delle festività natalizie. So this is Christmas, and what have you done? Another year over. Ines, il Natale ormai è prossimo. Come vanno le vendite? Com'è la situazione? Potrebbe andare meglio. Diciamo la verità, e stiamo aspettando questo fine settimana per incalzare un po' di più sulle vendite. Avete riscontrato un calo rispetto agli anni scorsi? Per ora diciamo che siamo ancora in attesa, non mi pronuncio perché giustamente speriamo di affrontare al meglio appunto gli acquisti di Natale. Anche perché ho visto che avete già provveduto alle promozioni Sì, proprio per ma incentivare i clienti ad acquistare. sì, la mia azienda, ma come anche tante altre aziende, proprio per dare un incentivo in più all'acquisto appunto per la clientela. Emilia, è quasi Natale, come vanno le vendite? Guarda, abbastanza bene, non ci lamentiamo e niente, siamo qui, siamo positive, pensiamo sempre in positivo, aspettiamo i nostri clienti. Il gioiello, tra l'altro, è un accessorio che non passa mai di moda. Certo, il gioiello secondo me è qualcosa che va sempre in ogni caso, è un regalo sempre gradito. Cosa Quindi sta andando di più quest'anno? Orologi, bracciali, orecchini? guarda, un po' di tutto, a partire dall'oggetto magari più impensato al gioiello importante, tipo il gioiello, un anello particolare, dipende dalle occasioni. Poi diciamo che il Natale è la festa dell'anno dove si pensa al regalo un po' più importante, tra virgolette, e quindi si approfitta per fare un bel regalo a Natale. Ma sono più gli uomini che regalano alle donne o insomma sono anche le donne che a volte osano con un regalo più importante e prezioso? Ma dipende dalle situazioni. In genere gli uomini amano fare un regalo prezioso per le loro amate, altrettanto qualche donna che insomma, desidera regalare qualcosa di importante, lo fa. Dipende dai casi. Siamo con Moreno del negozio di oggettistica Amélie nel cuore di Battipaglia. Siamo vicini al Natale, Moreno, il bilancio, se possiamo già tracciarlo, qual è? È un bilancio sicuramente migliore di quello del 2013. Queste iniziative battipagliesi ci stanno premiando anche commercialmente parlando e siamo contenti, cioè ci avviciniamo al Natale serenamente rispetto al 2013. Dicevamo a microfoni spenti che il riscontro si ha probabilmente nei weekend, quando tanta gente preferisce rimanere a Battipaglia piuttosto che spostarsi nelle zone limitrofe o nei centri commerciali. Certo, la risposta alle luci di Salerno è l'iniziativa Serre d'Inverno e l'apertura delle scuole De Amicis dopo 10 anni, una cosa emozionante, specialmente per chi da bambino è stato qui alle scuole De Amicis e penso che tratteniamo in questo modo i battipagliesi a Battipaglia e non solo, attiriamo altre persone dai paesi limitrofi qui a Battipaglia. Yolanda, siamo nel periodo natalizio, voi vendete abbigliamento per bambini, come sta andando? Benissimo, devo dire, sì, moltissimo, stiamo lavorando tanto e la clientela ci dà veramente grandi soddisfazioni. È un dato sicuramente importante, in un'annata in cui l'Italia vive un momento di crisi economica generale. Esattamente, diciamo che la crisi può toccare tutti, però l'importante è crederci sempre, lavorare in sintonia e coordinare quelle che sono giustamente le attività, diciamo, commerciali, cercando sempre, diciamo, nonostante tutto, di sorridere e cercare che vada sempre tutto per il verso giusto, insomma. Probabilmente è anche la qualità per quello che riguarda il negozio Marachelle che paga e che piace ai vostri clienti. Esattamente, qualità e soprattutto cortesia, questa è la cosa importante. La clientela è sempre soddisfatta e ritornano sempre ulteriormente. Pochissimi giorni al Natale, il bilancio qual è?
Il bilancio sicuramente non è come quello degli anni scorsi, c'è in giro meno ottimismo, meno speranza, però sicuramente possiamo dire che non bisogna essere negativi, perché comunque una risoluzione ci dovrà essere, sicuramente dobbiamo aspettarci che ci sia un miglioramento, noi ci aspettiamo una speranza, insomma, comunque in ogni caso, perché altrimenti non ci sarebbe motivo di fare questo lavoro. Quindi quando c'è passione, c'è dedizione per il proprio lavoro, ci deve essere anche la speranza che qualcosa cambi. Magari non si faranno più i numeri degli altri anni, non ci saranno più, però ci sta comunque. C'è gente che comunque in ogni caso ha voglia di credere che, insomma, domani ci sia una soluzione. Rispetto all'anno scorso riscontrate un calo oppure insomma vi assestate sempre sugli stessi numeri per quello che riguarda ovviamente i guadagni e le vendite? Sicuramente c'è un calo, cioè è inutile nasconderci la verità, c'è un calo, ci sta una spesa inferiore, c'è più oculatezza da parte dei clienti nelle spese, si guarda di più il prezzo, oltre che la qualità si guarda molto di più il prezzo. Se l'anno scorso si facevano regali, adesso si fanno piccoli pensierini.